Ciao ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono Michele e qui abbiamo tanti droni, tutti i droni che abbiamo visto a loro tempo nelle rispettive video recensioni e che per tanti di voi, e anche per me, sono stati il punto di partenza per questo fantastico hobby. Dal Mi Drone 4K, al Fimia 3, al Mavic, Mavic Mini, l'X8, lo Zino e tutti gli altri che ho recensito in passato. E a partire da questo nuovo anno accogliamo anche la nuova regolamentazione ufficiale EASA, valida in tutti i paesi aderenti all'Unione Europea, quindi, purtroppo per ENAC, anche per l'Italia. Se come me siete appassionati di questo hobby, sicuramente avrete già visto nei giorni scorsi tanti video a riguardo di questo argomento, ma io oggi voglio spiegarvi in parole molto semplici come potremo utilizzare i nostri droni a partire da questo mese, da gennaio. In poche parole molto semplici, come io sono abituato a trasmettervi nei miei video, in modo che prima di voi io sia in grado di capire quello che sto dicendo. Chiaro? Vi anticipo subito però dicendovi che la nuova regolamentazione incredibilmente agevola il nostro hobby, finalmente. Ok, iniziamo. A partire dal 2 gennaio 2021 è infatti entrata in vigore la nuova regolamentazione EASA, valida per tutti i paesi dell'Unione Europea, quindi l'Italia. E non è bello dirvi che l'Italia non si è ancora adeguata ufficialmente alla nuova regolamentazione, forse perché ENAC è ancora in ferie, è ancora a tavola a mangiare panettone e bere spumante, non lo so, ma comunque è questione di giorni, spero. Comunque, finalmente, come vi ho già detto da tanto tempo, anche in un video a riguardo, l'Italia si adegua a quelle che sono le disposizioni europee in tema registrazioni dei propri droni. Ora non bisognerà più registrare ogni singolo drone singolarmente inserendo il suo codice SN e tante altre robe, ma basterà registrarsi una sola volta come pilota, meglio come operatore. Si otterrà un codice, una targhetta o un QR code, è uguale come preferite, e potrete poi stampare lo stesso identico QR code su ogni vostro singolo drone senza doverlo rifare ogni volta per ogni drone. Questa è una cosa fantastica che agevola davvero tanto l'utilizzo di droni che sono magari acquistati dalla Cina, da altri paesi e magari non dotati di tutti quei codici necessari per il vecchio QR code. Ora la domanda però viene spontanea: chi ha comprato i vecchi QR code cosa deve farne? Beh, semplicemente diventano carta straccia. Potrete toglierli, buttarli e stampare il nuovo QR code operatore per ogni vostro drone. Attenzione però, perché io vi sto dicendo QR code, quindi il classico quadratino da scannerizzare con lo smartphone, ma in realtà si tratta di un semplice codice operatore EASA disponibile praticamente per tutti e incredibilmente gratuitamente, sempre che l'Italia non decida di metterci lo zampino con qualche tariffa, e lo dico sottovoce in modo da non farmi sentire. Comunque, questo codice, questa targhetta, questo QR code potrete recuperarlo direttamente dal vostro profilo sul sito D-Flight, che resta quindi il sito di riferimento per l'Italia, molto importante non solo per la targhetta ma anche per consultare le mappe di volo, e ve ne parlerò tra un istante. Ora mettiamo però un attimo da parte D-Flight per concentrarci su cose serie, perché fino al 31 dicembre 2022 avremo la Limited Open Category, una fase transitoria che ci porterà dal 1 gennaio 2023 alla Open Category vera e propria. Non sto troppo a citarvi sigle e siglette varie che potrebbero confondervi le idee, ma ci baseremo unicamente sul peso. Questo significa che da oggi, da inizio gennaio, la bilancia diventa il migliore amico dei nostri droni. Procuratevene una. Iniziamo dai droni più leggeri, ovvero quelli sotto i 250 grammi, come ad esempio il DJI Mavic Mini e il DJI Mini 2. Tutti questi droni super leggeri potranno volare senza particolari limitazioni, a patto che siano sotto contatto visivo, quindi non mandateli troppo lontano, e dentro un'altezza massima pari a 120 metri anche in scenari urbani. Ovviamente anche per questi droni sotto i 250 grammi dovrete attenervi a quelle che sono le disposizioni di volo per la zona in cui intendete volare. Potrete consultare queste informazioni direttamente dalle mappe di Flight, che vi diranno se siete in una no-fly zone e qual è l'altezza e la distanza massima raggiungibile in quella determinata area. Ovviamente anche loro non possono volare su assembramenti di persone, non possono volare
lavorare su aree in cui potrebbero creare potenziali pericoli, ad esempio sulle strade magari trafficate, e non possono volare ovviamente in no-fly zone, su carceri, zone militari e tutto il resto. Consultate sempre le mappe di flight. E se con questi droni sotto i 250 grammi attivate delle smart fly, meglio conosciute come quick shot, quindi volo autonomo che può essere il semplice drone mode con il drone che si allontana in autonomia riprendendovi, circle mode, follow me, eccetera eccetera, in questo caso la loro distanza massima è pari a 50 metri. E per fare tutto questo con droni sotto i 250 grammi non ci servirà nessun tipo di attestato o patentino, nemmeno online. Ci basterà unicamente appiccicarci sopra la targhetta QR code pilota operatore di cui vi ho parlato poco fa, più un'assicurazione che copra tutti i vostri droni. Questione assicurazione: io personalmente vi consiglio di non cercare assicurazioni troppo costose, perché alla fine questo è un hobby, ma fate un'assicurazione economica. Io nello specifico sono assicurato con Dronezine e pago 35 euro annui, secondo me un prezzo corretto, vi lascio il link in descrizione video. Passiamo ora allo step di peso successivo, ovvero tutti quei droni compresi tra i 250 e i 499 grammi. Qui non abbiamo nessuno purtroppo, pesano tutti più di 500 grammi tranne il Mini 2, ma ad esempio un drone come questo, l'Absan H501S, che dovrebbe pesare all'incirca 400 grammi, può volare anche in zone urbane come il Mavic Mini, ma a patto che voi conseguiate anche l'attestato online, il patentino di pilota. Ragazzi, secondo me è davvero molto semplice da ottenere, considerate che persino io sono riuscito a conseguirlo al mio secondo tentativo. Se volete, studiate e potete provare a conseguirlo anche voi direttamente dal sito ENAC. E infine, tutti quei droni entro i 2 kg di peso, praticamente il 90% del mercato, avranno due strade. Nella prima, loro potranno volare fuori dai centri urbani e a una distanza minima da altre persone pari a 150 metri. Quindi sul mare, in aperta campagna, in tutti quei luoghi dove non abbiamo altre persone, case, strade, zone di pericolo vario. E per volare in questo modo, oltre al QR code / targhetta identificativa operatore, che come avrete capito è necessaria su tutti i droni, vi servirà anche l'assicurazione e il patentino. Patentino classico, quello da ottenere online, lo stesso dei droni entro i 500 grammi. La seconda strada che ci rende possibile il volo anche in centri urbani abitati con droni sopra i 500 grammi è un po' più complessa, perché oltre al QR code, oltre all'assicurazione, oltre al patentino attestato online, sarà necessario anche un ulteriore attestato da conseguire in qualche scuola di volo autorizzata, ma attenzione, perché al momento non sappiamo quale sia questo attestato necessario. C'è sempre un po' di confusione da qualche parte. Non credo si tratti dell'attestato CRO, che a questo punto credo diventi quasi inutile, ma smentitemi se non è così, anche perché ho notato che nei mesi scorsi c'è stata un po' una gara a chi proponeva il CRO al prezzo più basso, forse per questo motivo. Ma restiamo sintonizzati sulle frequenze di ENAC per capire di quale attestato si tratti. Bene, e questa è la Limited Open Category, vi ho spiegato come volare con ogni tipologia di peso di drone, dal più leggero al più pesante, e sarà valida fino al 31 dicembre 2022. Inoltre non sarà necessario nessun tipo di transponder, ovvero sistema di tracciamento, su nessuno di questi droni. A partire invece dal 1 gennaio 2023, salvo ripensamenti, slittamenti o cose varie, insomma lo sapete, può succedere di tutto, beh, diventerà obbligatorio anche il transponder, che magari fino ad allora sarà già preinstallato sui droni più importanti, ma comunque vedremo come si evolverà la vicenda in tal senso. Bene ragazzi, penso di avervi detto praticamente tutto. Spero che ora abbiate le idee più chiare su come poter volare con i vostri droni e dove poter volare. Ovviamente tutto quello che vi ho appena detto potrebbe essere stravolto in futuro con nuove leggi e nuove limitazioni, ma anche, perché no, nuove concessioni, lo sapete. In questo campo ogni giorno ne spunta una nuova.
ma resta sempre valido il consiglio più importante, non di Enac, non di Asa, ma bensì di Michele. Sì, ok, io non sono nessuno, ma io vi consiglio sempre di volare con la testa, con il vostro cervello, perché prima di qualsiasi assicurazione, patentino, QR code, l'importante è saper volare bene e in sicurezza. Io continuo a considerare molto più pericolosa una persona che vola legalmente ma in modo spericolato, piuttosto che una persona che vola illegalmente ma in modo ragionato, civile, utilizzando la testa, il cervello, perché considerate che non ci siete solo voi, ma ci sono altre persone e questi non sono dei giocattoli, possono fare male. Bene, e dopo questa parte un po' da moralizzatore, ma spero che sia passato il messaggio, ragazzi, davvero è importante, preserviamo questo bellissimo hobby, perché a bloccarlo, a limitarlo, a mettere dei paletti, i piani alti ci mettono davvero un secondo. Ora però voglio sapere finalmente la vostra opinione in merito, cosa ne pensate? Trovate la nuova regolamentazione giusta, sbagliata, confusionaria? Beh, fatemelo sapere con un bel commento qui sotto, e se avete dubbi o domande, beh, chiedete pure, io sono come sempre a vostra totale disposizione. In descrizione video troverete un po' di link utili per l'assicurazione, per il sito di Flight, per l'esame ENAC. Dateci un'occhiata, perché vi lascio anche il link per entrare nel mio canale Telegram ufficiale TechBest Deals, il mio gruppo Facebook Droni e Tecnologia Italia e il mio canale Instagram ufficiale, oltre a qualche drone che io vi consiglio. E detto questo, amici, se il video vi è piaciuto e volete supportarmi, potete farlo gratuitamente, come molto semplice, con un like, un commento, una condivisione, iscrivendovi a questo canale se non l'avete già fatto, attivando la campanellina per non perdervi le notifiche dei nostri nuovi prossimi video. E ora io auguro buon volo a tutti voi, sia che vogliate con droni super leggeri, sia che vogliate con droni super pesanti, come il fantastico Xiaomi Mi Drone 4K. Speriamo sia l'inizio di un nuovo anno fortunato per noi hobbisti dronisti, e noi ci salutiamo quindi e ci diamo appuntamento al prossimo video, sempre che voi vogliate, sempre qui su AdXS2Tech. Alla prossima, ciao ragazzi!